A giugno è stato riconfermato sindaco per la terza volta Lino Di Giuseppe a Rocca Santa Maria. Le anime politiche in consiglio comunale sono rappresentate? Beh, diciamo che il discorso che ho portato via io in questi anni avanti a livello politico-amministrativo è stato quello di coinvolgere il più possibile tutte quelle anime presenti sul territorio, per cui diciamo che sia nella scorsa elezione sia in questa dell'8 e 9 giugno, diciamo, non c'è stata nessuna grande opposizione. All'interno del mio gruppo ci sono diverse anime politiche, per cui diciamo che riusciamo ad andare avanti compatti per il bene del territorio. Diciamo che opposizione non c'è nel Consiglio Comunale. In pratica no, siamo comunque in 11 nel Consiglio Comunale perché c'erano tre liste, c'era anche una famosa lista presentata da un gruppo di persone di Lecce e due liste che rappresentavano il territorio locale, per cui sì, non c'è una minoranza, ma il Consiglio Comunale è completo. Dove avevamo lasciato i lavori e da dove ha ripreso il sindaco e tutta la maggioranza? Il mio compito di questi 5 anni è quello di completare tutti i lavori che sono in essere, soprattutto quelli del PNRR. E adesso stiamo andando avanti, oltre su tutte le varie frazioni, in particolar modo sul Ceppo con il completamento del Museo del Fungo Porcino. Stiamo partendo con la ristrutturazione dell'Ostello della Gioventù, in fase di appalto al lavoro pubblico. E stiamo realizzando, abbiamo quasi completato, nei prossimi giorni usciranno anche la nuova pubblicità dei sentieri in alta quota che riguardano la cascata della Cavata e il bosco dei Faggitorti. Pubblicizzeremo quest'opera nei prossimi giorni, che darà ancora maggiori possibilità alle persone di andare a vedere le bellezze del territorio.